È tempo d'estate su Padre Pio TV a quest'ora, come accade ogni giorno dal lunedì al sabato, tempo di vacanze, di ferie e perché no, anche di pellegrinaggi nei tanti luoghi simbolo della spiritualità come appunto San Giovanni Rotondo. E a questo proposito vogliamo collegarci subito, non perdiamo tempo, con Maria Antonia che si trova all'interno della chiesa di San Pio. Buongiorno Maria Antonia, ben trovata. E a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo giovedì, una giornata di sole, anche il fine settimana si preannuncia caldo e assolato, una buona notizia per tutti i vacanzieri, ma non solo, come ricordavi tu, una buona notizia anche per chi organizza i propri pellegrinaggi, ora che piano piano si sta tornando a viaggiare, insomma a spostarsi in tutta Italia. Anche oggi ci colleghiamo qui dalla chiesa di San Pio in questo primo collegamento per un saluto, ma poi torneremo insieme in compagnia di Carlos Sciarra dell'ufficio pellegrinaggi, guida dell'ufficio pellegrinaggi, per continuare questo nostro percorso di scoperta delle opere d'arte. Oggi vi do una piccola anticipazione, in particolare ci soffermeremo a raccontare la cappella eucaristica che è qui nella chiesa di San Pio, e quindi grazie a Carlos scopriremo questo luogo speciale, ovviamente appunto quale sono tutte le cappelle eucaristiche, vi racconteremo appunto qualcosa in più. Quindi per il momento noi da qui ti restituiamo la linea. Vorrei approfittare, perché prima sentivo le voci in regia, ho intuito che ci sarà ospite un amico di Padre Pio TV, ovvero Don Francesco Cristoforo, quindi volevo salutarlo, volevo mandare a lui il mio saluto. Va bene Maria Antonia, allora non so se ti ha sentito, ma sicuramente ricambio e poi avremo in modo tra pochissimo di portargli personalmente i tuoi saluti. Una bella inquadratura, una bella luce, sembri proprio merito di Luigi Martino. Sembra in un quadro del Caravaggio, posso avanzare, posso dire questa cosa? Porto i tuoi complimenti al nostro operatore di oggi dietro la telecamera, che appunto è Luigi. Grazie, allora più tardi con Maria Antonia e Carlos, e noi passiamo subito al santo che la Chiesa festeggia oggi, Santa Maria Maddalena, Apostola degli Apostoli e l'ossessa miracolata da Gesù, che la seguì e assistette con le altre donne fino alla crocifissione ed ebbe il privilegio di vedere risorto. Maria Maddalena è la donna di Magdala, modello di vita consacrata alla ricerca appassionata del Signore, e insieme ad un gruppo di altre donne segue Gesù durante la sua vita pubblica e segue il Signore fin sul Calvario insieme a Maria, Giovanni e altre donne quando i discepoli erano fuggiti. Veglia il sepolcro nella notte più oscura dell'umanità, ma sul finire di quella notte, pur avendolo visto morire, si mette tra le lacrime alla ricerca del suo Signore che le è stato strappato. E il Signore a lei si rivela, lei che lo ama senza stancarsi, di un amore che viene dal Cristo, le lascia la missione di annunciare ai fratelli che ha visto il risorto e il sepolcro è vuoto. E poi avete letto la frase "Noni me tangere", la ritroveremo anche nel Vangelo di oggi. Più tardi ricordiamo alle 11:30 l'appuntamento centrale della nostra mattinata, che è la Santa Messa. Bene, allora l'avete ascoltato anche dalle parole di Maria Antonia in collegamento, siamo almeno idealmente ci troviamo lì a Sime di Chirichi, questo bellissimo borgo antico della bella Calabria, dove c'è un posto ricco davvero di suggestioni, che è la Collegiata, e siamo collegati con Don Francesco Cristoforo, un amico, un collaboratore, ormai davvero una persona speciale per noi di Padre Pio TV, ma anche per i tanti amici che ci seguono. Buongiorno Don Francesco, benvenuto. Buongiorno Paola, buongiorno a tutti e un saluto anche io a Maria Antonia, ma a tutta la redazione di Padre Pio TV. Grazie, i tuoi saluti allora arrivano anche in regia, dove c'è Anna Maria, c'è Roberto, Luigi, insomma, comunque grazie davvero per il tuo affetto. Allora, lo abbiamo anticipato, chi ha visto la nostra diretta social, il 24 luglio è festa a Sime di Chirichi. Che cosa succede, Don Francesco, in questa giornata che è davvero importante per tutta la comunità?
Intanto noi siamo all'interno della festa votiva di San Sebastiano Martire, che è il patrono di questa comunità, e stiamo celebrando la novena. Il 24 ci sarà il primo di due appuntamenti di una rassegna letteraria, Un libro nel borgo, proprio tra i ruderi della chiesa collegiata, che è appunto questa chiesa bellissima di Simeri, e ospiterà in questo primo appuntamento il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli, la partecipazione straordinaria di Paola Saluzzi e di tanti tanti altri ospiti. È un momento di cultura, è un momento in cui affronteremo tante tematiche anche dal punto di vista morale, ma soprattutto è un momento importante dove ci ritroveremo, anzi riprenderemo a ritrovarci in presenza, perché questi momenti ci sono tanto mancati. Eh sì, sappiamo bene che il 24 luglio è festa a Simeri Crichi, più volte abbiamo avuto modo proprio di viverla insieme e speriamo, ecco, di ritornare in grande stile anche il prossimo anno, caro Don Francesco. Intanto appunto si parte con questo bellissimo appuntamento letterario, appunto dicevi, all'interno di questa rassegna Un libro nel borgo, la presenza dello scrittore Gabriele Romagnoli e di Paola Saluzzi, con la quale tu poi collabori appunto anche su TV 2000. E da un punto di vista questa novena che è cominciata il 17 luglio, immagino, a San Sebastiano. Sì. Ecco, perfetto. E ogni sera c'è la Santa Messa che tu presiedi all'interno della parrocchia, vero Don Francesco? Sì, sì. Allora, intanto è iniziata il 17 di luglio, però al mattino l'abbiamo iniziata finalmente dopo 2 anni di assenza con tutti i bambini della comunità e quindi con l'oratorio estivo. Abbiamo dedicato un momento alla natura, al creato, così come ci raccomanda Papa Francesco, e quindi tutti i bambini hanno piantato la loro piantina e si sono portati a casa per prendersene cura, e poi tanti altri giochi, preghiera e meditazione. La sera abbiamo iniziato la novena di preghiera. Ogni sera sono i collaboratori parrocchiali ad animarla, e sono le diverse categorie della parrocchia, giovani, bambini, anziani, famiglie, coppie, ad essere i protagonisti. Benissimo, allora la parrocchia, la comunità di Simeri Crichi è molto unita ed è collabora, ci sono appunto anziani, famiglie, giovani, anche i bambini, insomma una comunità molto unita che collabora per fare in modo che davvero sia una parrocchia, è il caso di dire, come un po' quella d'altri tempi, dove davvero ci si sentiva famiglia. Quindi davvero grazie, anzi approfittiamo anche per salutare la tua bellissima comunità, Don Francesco. Sicuramente, ecco, non avremo modo di vederla in diretta questa presentazione, questo incontro. No, c'è la diretta streaming. La diretta streaming, ah perfetto, su quale sito, Don Francesco? Sul mio canale YouTube, Don Benissimo. Francesco Cristoforo. Beh, se qualcuno appunto vorrà seguire il 24 luglio la diretta appunto streaming della presentazione del libro di Gabriele Romagnoli all'interno della rassegna Un libro nel borgo, poi potremo vederla anche in differita quando ci è più comodo, insomma la potenza e la bellezza del web è anche questa. Allora Don Francesco, ti auguriamo buon lavoro, perché insomma manca poco e sappiamo che sarai indaffaratissimo. Poi buona estate, buone vacanze, fermati un paio di giorni, mi raccomando. Sì, mi fermerò un paio di giorni. Ok, va bene. Io intanto mi sto programmando già per venire alla festa di San Pio. Benissimo, ti aspettiamo. Grazie, grazie Don Francesco. Don Francesco Cristoforo, parroco a Simeri Crichi. Grazie davvero per essere stato con noi. Un abbraccio, un caro saluto. Ciao a tutti. E allora, noi intanto proseguiamo il nostro appuntamento ricordando quello che è successo nella storia. Partiranno domani, 23 luglio, le Olimpiadi a Tokyo, purtroppo Olimpiadi, come dire, offuscate dalla pandemia, dal Covid, quindi non potranno esserci partecipanti, pubblico proveniente da fuori. E a questo proposito ricordiamo che nel 760
476 a.C. a Olimpia, Grecia, alcuni storici ritengono che siano iniziati proprio in questo giorno i primi giochi olimpici. E sempre, ecco, vediamo l'immagine dei cinque cerchi, simbolo delle Olimpiadi, e nel 2005 a Londra la russa Ilenia Isinbayeva è la prima donna della storia a valicare 5 metri nel salto con l'asta. Questa è una foto, insomma, di repertorio, non ritrae l'atleta di cui stiamo parlando, però giusto per, come dire, far capire di che sport si tratta, il salto con l'asta. Bene, allora, detto questo, possiamo dare spazio al nostro album dei ricordi con le tante testimonianze che vanno ad arricchire il nostro stare insieme, quindi apriamo l'archivio di Padre Pio TV. Partiamo subito con uno stralcio della bella testimonianza del signor Paolo Comparato. Nel corso degli anni, poi intorno al 55-56, mi diedero anche l'incarico di fotografo, fotoreporter, perché il giornalino, che era un piccolo bollettino di Casa Sollievo, aveva bisogno di essere un po' incrementato, non c'erano fotografie, bisognava un po' racimolarle. Allora, per avere dell'attualità, ho cominciato a fare pellegrini in costume svizzero, in costume sardo, queste piccole cose così, finché poi ho cominciato con Padre Pio. E l'esperienza con Padre Pio è stata quella che mi ha dato la possibilità di avvicinarlo spesso e anche nei posti del convento, nella clausura, nell'intimità anche, oltre che in tutte le circostanze, gli anniversari, gli avvenimenti, ma anche proprio nell'intimo. Grazie poi alla benevolenza dei padri Cappuccini che stavano intorno a Padre Pio, Padre Alessio, Padre Pellegrino, Padre Mariano, tutti quelli che magari chiudevano un occhio, ma anche Padre Pio mi sopportava, perché Padre Pio, sapete com'erano, con i fotografi non tollerava. E così ho avuto modo di fotografare Padre Pio anche con vescovi, tutti i vescovi che vennero durante il Concilio Vaticano II, e usavo lo stratagemma. Delle volte dicevo ai vescovi: chiedete voi a Padre Pio che volete un ricordo. Allora Padre Pio ci stava. E ricordo un episodio molto bello, che il dottor Carlo Chisvardai, che era molto di casa in convento, Padre Raffaele, allora i frati lo invitavano anche a pranzo, e un giorno lui si ammalò gravemente, e quando guarì lo portarono, credo con l'ambulanza, dietro al convento, dove c'è un ingresso che dà nei pressi del refettorio lì, che ancora oggi c'è il cancello, allora era diverso. E io seppi la cosa e mi presentai al convento. Il portinaio era Padre Vincenzo, un padre severissimo che non faceva passare nessuno, non c'era. E io ho fatto la faccia tosta, mi sono presentato, ho detto: Padre Vincenzo, c'è il dottor Chisvardai da Padre Pio, che si deve incontrare Padre Pio. Non ha fiatato, ha aperto la porta, mi ha fatto entrare al piano terra, vicino al refettorio. Lì c'era il dottor Chisvardai, che stava già parlando con Padre Pio. Padre Pio cordialissimo con lui, proprio come un amico. Allora ho fatto una scarica di una decina di foto, una presso l'altra, no? Poi Padre Pio non ha fiatato. Poi mi sono trovato vicinissimo a Padre Pio. Padre Pio si è girato verso di me e ha detto: ma hai fatto le foto? Sei riuscito a fare le foto? Ci teneva che io avessi fatto le foto con Carletto, lo chiamava lui.
Che belle queste testimonianze, davvero. Poi è edificante anche notare, ecco, come queste persone che hanno avuto la grazia di conoscere Padre Pio poi le raccontino, e le raccontino come se fosse la prima volta, come se in quel momento stessero rivivendo l'incontro, quel preciso momento con il santo di Pietrelcina. Sono le 11:45 in questo istante. Prima di fermarci per una brevissima pausa, vorrei ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica, al quale non solo potete scriverci, è sempre a disposizione, info@teleradiopadrepio.it, ma soprattutto potete inviarci le foto del vostro pellegrinaggio o dei vostri pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, perché sappiamo che in tanti siete venuti più di una volta, tanti di voi magari hanno un mese preferito durante il quale recarsi, che può essere settembre, può essere ottobre, perché no anche dicembre, quindi inviateci la vostra foto ricordo a San Giovanni Rotondo, quindi info@teleradiopadrepio.it. Linea alla regia, ci fermiamo pochissimi istanti e poi ancora insieme, state con noi. E a tempo d'estate, a quest'ora, è arrivato il momento di collegarci con la chiesa di San Pio, dove ci sono per noi Maria Antonia e Carlos. Maria Antonia, Don Francesco ricambia i tuoi saluti. Grazie, grazie, eccoci qua, ritorniamo. E salutami Carlos. Ok, è tutta una diretta di saluti. Sì, Paola ti saluta, ci sarà uno scambio. Tanto affetto, bene, ci fa piacere. E ritorniamo appunto con Carlos, come state vedendo, che ci sta accompagnando alla scoperta di questi luoghi. Oggi vi anticipavo già nel primo collegamento, parlerà. Perché è lui l'esperto della Cappella Eucaristica, e allora io lascio subito a lui il microfono per iniziare questo racconto, scoprire questo luogo speciale. Sì, grazie Maria Antonia. Sì, la Cappella dell'Eucaristia è sicuramente il luogo centrale di tutto questo santuario, e anche qui, sempre nel mio tentativo, ecco, un poco di fugare un po' tutti i dubbi e di rispondere alle domande, almeno quelle che vengono sempre rivolte a noi dell'ufficio pellegrinaggi, perché manca, non c'è la presenza del Santissimo all'interno di quest'aula liturgica, perché la Cappella dell'Eucaristia? Qualcuno anche ha detto, ma poi una cappella così piccola, sembra quasi che a un certo punto ci si era dimenticati del padrone di casa e si è trovato un po' così una stanzetta piccola. Ma l'idea è proprio quella: con il Concilio Vaticano II si preferisce spostare la Cappella dell'Eucaristia, quindi il tabernacolo per intenderci, dal luogo della celebrazione, quindi in questo caso dall'aula liturgica, in un luogo idoneo per l'adorazione personale. Tant'è che tutte le chiese costruite seguendo le indicazioni del Concilio Vaticano II solitamente hanno una cappella dell'Eucaristia laterale, una chiesetta più piccolina, proprio questa cappella dell'Eucaristia. Dove non è stato possibile, naturalmente la cappella dell'Eucaristia non è presente, pensiamo Santa Maria delle Grazie, no? Santa Maria delle Grazie è stata comunque, anche se costruita subito dopo il Concilio Vaticano II, ma concepita e pensata secondo quelli che erano gli antichi sistemi di costruzione, il Santissimo Sacramento è rimasto lì al centro della chiesa, alle spalle del sacerdote. Mentre qui abbiamo questa Cappella dell'Eucaristia, come dicevo, uno dei luoghi principi, il luogo principale, no? Quando andavamo noi al catechismo, le suore ci dicevano: come entrate in chiesa, la prima cosa che dovete cercare è il padrone di casa e salutare il padrone di casa. E quindi è il primo luogo a cui il pellegrino dovrebbe accedere prima di iniziare proprio tutto il suo pellegrinaggio. Questa Cappella dell'Eucaristia vive, dal punto di vista, potremmo dire, estetico, ecco, permettetemi di dire, di due momenti. Abbiamo prima visto, la prima realizzazione della cappella era proprio quel tabernacolo che abbiamo visto prima nelle immagini, ecco, proprio questo che stiamo vedendo adesso. È realizzato come? Quel nero che vedete è un blocco di lava, è pietra lava presa dall'Etna proprio, quindi questa colonna di fuoco, no? È un po' l'idea di richiamare i grandi simboli della salvezza, della storia della salvezza della Chiesa, questa colonna di fuoco che, come vedete, quando c'è l'esposizione del Santissimo, quelle due finestrelle laterali escono per dare spazio a quella pisside
che dovete immaginare è stata regalata per quel tabernacolo e per quella cappella dell'Eucaristia da, ormai potremmo dire, da Sua Santità San Giovanni Paolo II. Quando nel 2004 è stato consacrato questo luogo, sicuramente lui avrebbe voluto essere presente, ma ormai diciamo le difficoltà fisiche gli impedivano naturalmente di venire, ma non ha voluto far mancare la sua presenza, quindi quello è uno degli oggetti, ecco, più cari naturalmente alla, per quanto riguarda la realizzazione di questo santuario. Quelle finestrelle in argento sono sbalzate in argento, sono di un altro grande maestro dell'arte sacra scomparso da qualche anno, il maestro Bodini. E anche qui il richiamo a tutta la simbologia che è propria della tradizione della Chiesa. Su quella finestrella che abbiamo visto che si apre, raffigurato il pellicano, con scritto Gesù Domine Pie Pellicane, è una delle prime immagini, proprio dei primi riferimenti a Gesù, il Pio Pellicano. Questo perché? Perché anticamente si credeva che il pellicano, in periodi di particolare difficoltà, non esitasse a strapparsi la carne dal petto pur di darla da mangiare ai suoi piccoli. Quindi si vede sempre con questo atteggiamento del pellicano che dà da mangiare ai piccoli. Oggi sappiamo che l'immagine è molto meno cruenta, oggi sappiamo anche dall'evoluzione, ecco, appunto della tecnologia, quindi dagli studi che sono stati fatti, che semplicemente il pellicano rigurgita il cibo, quindi che conserva nel becco e lo dà da mangiare ai piccoli. Ma l'idea era praticamente forte anticamente, quindi Gesù che muore per i suoi figli e quindi per i suoi fratelli, muore per tutti noi, quindi come il pellicano sacrifica la sua vita per dar da mangiare ai piccoli. Da destra e sinistra tra tutte finestrelle sbalzate in argento, in riferimento sempre all'Eucaristia dell'Antico e del Nuovo Testamento, con immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento, l'offerta di Caino e Abele, la consacrazione di Melchisedec, sommo sacerdote, come la crocifissione di Gesù e così via. Quindi ci sono tutte queste finestrelle. Frontale rispetto al tabernacolo è stato realizzato poi negli anni successivi una vetrata questa, anche questa del maestro Canzoneri, una vetrata molto molto particolare rispetto a tutta l'arte che forse troviamo, diciamo, raffigurata nell'ambito di questa grande aula liturgica, di tutto questo complesso della Chiesa Nuova. Forse è l'unica volta che ci troviamo di fronte a arte astratta. E quindi è una vetrata che però ha un significato molto molto forte. Il significato forte di questa vetrata è appunto la didachè. La didachè non è altro che l'insegnamento che Gesù fa ai discepoli il Giovedì Santo, quello è l'istituzione dell'Eucarestia. Quindi ci sono questa vetrata con queste macchie di colore che danno l'idea proprio del pane e del vino, che come dice la preghiera eucaristica sono il frutto del lavoro dell'uomo. Quindi con un po' di fantasia, guardando questa vetrata, c'è un campo di grano che produce il pane con il lavoro dell'uomo, come un vigneto e il lavoro dell'uomo producono il vino, che nella mensa eucaristica diventano il corpo e il sangue di Cristo, e quindi l'istituzione vera e propria dell'Eucaristia, con la porta d'ingresso alla cappella dell'Eucaristia, con una vetrata nera e un'anta nera e un'anta bianca, che stanno a rappresentare la parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte, no? Naturalmente il riferimento è chiaro, le vergini stolte sono coloro che non si preparano all'arrivo dello sposo, le vergini sagge sono coloro che conservano l'olio per questa festa. Tutta la cappella dell'Eucaristia è naturalmente dedicata all'ottavo giorno, come un po' tutti i riferimenti di quest'aula liturgica. Ci sono anche una serie di affreschi che impreziosiscono, no? Sì. E proprio questo riferimento all'ottavo giorno è la parte fondamentale che viene successivamente realizzata, proprio dopo la vetrata. Anche tutti questi affreschi sono frutto della scuola di padre Marco Rupnik. E questi affreschi nello specifico vengono realizzati da Suor Elisa Galardi. Suor Elisa Galardi, che fa parte appunto dello staff del Centro Aletti, che si occupa proprio di questo ramo, diciamo, dell'arte del Centro Aletti, quindi realizza questo grande affresco. La tecnica dell'affresco è la tecnica che ha fatto la fortuna, se vogliamo, delle grandi basiliche, delle grandi chiese in Italia. È una tecnica molto complicata, molto complessa nella realizzazione. Per quanto era stato facile e veloce vedere la realizzazione dei mosaici,
Altrettanto è stato bello ma complicato e lungo dal punto di vista del tempo proprio vedere la realizzazione di questi affreschi. Di cosa parlano molto brevemente questi affreschi? Sono, come vi dicevo, incentrati sull'ottavo giorno, quindi l'ottavo giorno è il giorno nuovo, il giorno in cui l'uomo si fa Cristo, diventa come Cristo perché Cristo è diventato uomo, no? Questa è la tematica forte dell'ottavo giorno. Parte dietro il tabernacolo appunto con questo ottavo giorno, con questa processione, con questo corteo di santi che festeggia il trono, l'agnello innalzato sul trono. E poi in tutta la cappella dell'Eucaristia ci sono due cicli. Nel primo ciclo, proprio in riferimento all'ottavo giorno, viene sviscerata, viene rappresentata la parabola dei discepoli di Emmaus. Questi discepoli che dopo la morte di Cristo sulla croce, dopo anche la risurrezione di cui per ora era stata testimone soltanto la Maddalena, se ne vanno sconfitti, no? Cioè questo sappiamo tutti l'episodio che raccontano, se ne tornano sconfitti, parlano di quello che è appena successo. Quando Gesù, raffigurato come uno straniero, si avvicina a loro e dice: di cosa state parlando? E loro gli raccontano: solo tu sei così straniero, non sai quello che è successo. E quindi quell'episodio bellissimo dei Vangeli, lui che si fa riconoscere, che inizia a citare le scritture, che spezza il pane con loro, e loro quando lo riconoscono, lui sparisce dalla loro vista, però loro iniziano ad essere testimoni ancora di più della risurrezione di Cristo, perché portano la gioia di quell'incontro ai discepoli. E questo ciclo si conclude con l'episodio del Vangelo che noi stiamo appunto vedendo, che chiude la prima settimana di Pasqua, quindi Gesù che appare ai discepoli nel cenacolo e che si mostra soprattutto a Tommaso. Non essere più incredulo ma credente, no? Nel ciclo in alto, invece, a ricordarci la peculiarità francescana di questo luogo, viene raffigurato il cantico delle creature di San Francesco. Laudato sì, mi Signore, nella mandorla, per sora luna e le stelle, per frate vento, per sorella morte, per la madre terra, e così via. Quindi tutto il cantico delle creature viene così raffigurato proprio in questo luogo. Nel cielo in alto una colomba e delle fiammelle di fuoco, il luogo prescelto dello Spirito, e qui la porta della sacrestia, vedete, con San Francesco e dall'altra parte Padre Pio, proprio che racchiudono proprio tutto il significato di quello che questo luogo significa. È un luogo di Cristo, dove andiamo alla ricerca di Cristo, spinti da questa particolarità, da questa forza francescana che è raffigurata da San Francesco e da Padre Pio, uno dei suoi figli prediletti. Beh, è difficile uscire adesso da questa dimensione di racconto davvero molto affascinante, molto significativo e molto utile. Noi non smetteremo mai di ringraziarlo, Carlos, per questo. Paola, non so se hai da studio curiosità o domande particolari. Assolutamente nessuna, perché è stato così bravo, preciso, e che cosa vuoi chiedergli più? Nulla. Oggi i complimenti si sprecano per Carlos. È stata una lezione magistrale, quindi abbiamo ascoltato esatto. Incantati. Bene, bene. Paola ti ringrazia, non ha ovviamente nulla da chiederti, perché la tua spiegazione è stata assolutamente esaustiva. Allora noi salutiamo Carlos, lo ringraziamo ancora anche da parte dei nostri telespettatori che apprezzano davvero tanto questo viaggio, questo racconto, queste tappe che stiamo facendo quotidianamente. Quindi ti restituiamo la linea, Paola, e ci ricollegheremo poi per partecipare insieme alla Santa Messa delle 11:30. Benissimo, grazie a tutti, e allora proseguiamo con il nostro album dei ricordi, un album, come dire, televisivo. Ci piace a volte utilizzare il termine archivio di Padre Pio TV, teche di Padre Pio TV, perché andiamo ad ascoltare un altro stralcio di una bella testimonianza raccolta dal nostro direttore diversi anni fa, probabilmente anche 20 anni fa, mi posso spingere oltre con queste date. E lui si chiamava Giovanni Gigliozzi, ha conosciuto Padre Pio, giornalista, scrittore, conduttore anche radiofonico, e quindi conosceva bene i mezzi di comunicazione. È stato chiamato anche a dirigere la rivista Casa Sollievo della Sofferenza. Ascoltiamo un passaggio della sua interessante testimonianza.
Io ero amico di Monsignor Maccari perché l'avevo aiutato, ho collaborato al suo centro studentesco, ho tenuto corsi di storia del teatro. Quindi quando, non solo, ma Monsignor Maccari mi chiedeva sempre, ma Padre Pio, cioè, mi accompagni da Padre Pio, voleva venire così come un pellegrino. E invece successe tutto il contrario, insomma, non ci fu nessuna benevolenza nei confronti di Padre Pio. Quando poi Maccari fu nominato visitatore. Visitatore, sì. E mi ricordo che andai da Padre Pio e dissi, guarda, io lo conosco bene, Monsignor Maccari, posso fare qualcosa, posso dire qualcosa. E lui mi rispose, Monsignore adesso è malato di cardinalite, cardinale non lo diventerà mai, ma io lo voglio accanto a me in paradiso. E io questa cosa la dissi tale e quale a Monsignor Maccari qualche anno dopo. Mi era venuta la nostalgia di sapere, di andare a vedere dove lavorava mio padre, che l'ho perduto da bambino, e presi quelle strade che intorno al ponte, insomma, la casa di Fiammetta, via della Maschera d'Oro, e poi mi trovai di fronte alla chiesa di San Salvatore il Lauro. Entrai dentro e c'era un vescovo molto vecchio, molto stanco, che parlava, vendendo un libretto dicendo si fa questa in sacrestia. E poi mi sentì dire, dottore, non si salutano più i vecchi amici. Era un signor Maccari, io risposi, non è che io non so di vecchi amici, io ho scritto una volta a un vecchio amico e mi ha risposto, ho pensato che non gradisse che io scrivessi. E allora gli raccontai questa, padre Pio sa, mi ha detto che lei cardinale non sarebbe mai diventato, ma in paradiso l'avrebbe avuto accanto a sé. Si allontanò da me, si inginocchiò su un gradino di un altare e pregava. Questa è la testimonianza di Giovanni Gigliozzi che continueremo anche nei prossimi giorni a seguire. Intanto avete, come dire, accolto il nostro invito a scriverci a info@teleradiopadrepio.it, non solo per inviarci la foto ricordo del vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, ecco, segnatevi questa mail, ma avete approfittato anche per come dire, utilizzare la nostra emittente per fare gli auguri. Saluto la signora Gina che vuole augurare, fare degli auguri particolari ad una coppia di amici che sono Sabrina e Nicola di Cosenza, che oggi festeggiano i 25 anni di matrimonio, quindi davvero tanti tanti auguri e grazie per averci scritto, come dire, aver utilizzato questo spazio per questo momento dedica, è il caso di dire. Bene, continuate a scriverci e continuate naturalmente a seguirci. Adesso facciamo una pausa un po' più lunga rispetto al solito e poi torneremo ancora insieme per poi collegarci con la chiesa di San Pio per seguire e partecipare insieme alla Santa Messa.